la senatrice Maria Saponara, a 10 minuti. Presidente, colleghi del Senato della Repubblica, oggi si porta in votazione in questo Parlamento il decreto sul riordino dei ministeri, nello specifico il provvedimento che trasferisce le funzioni in materia di turismo fino ad oggi esercitate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e l'attribuzione al Ministro per la Famiglia e le Disabilità delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politiche per la famiglia, adozioni, infanzia, adolescenza e disabilità. Un provvedimento che nel suo complesso, se da una parte va nella direzione dell'ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane ed economiche, dall'altra tende a connettere e ad armonizzare materie e settori che non è più pensabile di trattare a comparti stagni e in modo separato. Rispondo alla senatrice Malpezzi che si stupisce di fronte a un provvedimento davanti al quale io invece mi sarei aspettata di vedere l'approvazione e l'appoggio di chi era al governo nella passata legislatura e che oggi si trova nei banchi dell'opposizione. E invece proprio da questi miei colleghi è stato fortemente criticato, mettendo in evidenza una grande contraddizione della loro politica. È stato criticato il fatto che in questo riordino il turismo sia stato ricompreso all'interno del Ministero dell'Agricoltura, adducendo come motivo principale il fatto che il turismo ha registrato in questi anni una crescita al contrario dell'agricoltura e che in questo modo si rischia di far retrocedere anche il turismo. Mi sembra, cari colleghi, che sia una motivazione molto fragile, che non tiene conto di quanto il turismo, quello che finora è stato a capo al MIBACT, abbia giovato dell'attività agricola e di tutto quello che ad essa ruota intorno. E ciò che dico non è un'invenzione, ma un preciso riferimento al fatto che nella passata legislatura gli ex ministri all'agricoltura e al turismo andavano a braccetto e proprio l'ex ministro al turismo, sottolineo, aveva elaborato un programma che prevedeva che dopo l'anno dei cammini, dei borghi, il 2018 sarebbe stato l'anno del cibo, con l'obiettivo di avviare manifestazioni, iniziative, eventi legati alla cultura e alla tradizione enogastronomica dell'Italia. Tutto questo per dire che chi oggi siete ai banchi dell'opposizione sa benissimo che il turismo ha bisogno dell'agricoltura, perché non si può parlare di turismo senza abbinarlo al cibo e il cibo a sua volta ci riporta all'agricoltura, a quella tradizione contadina che da secoli ha curato le nostre terre, portando come frutto le materie prime che sono alla base dei nostri prodotti tipici, della nostra cucina tipica, quei prodotti e quella cucina che qualsiasi turista ricerca quando viene a visitare le nostre città d'arte, quei prodotti che dal Trentino alla Sicilia sono un'attrattiva indiscutibile, al pari delle nostre Alpi, dei nostri mari e di tutte le bellezze storiche che ci raccontano insieme al cibo la storia del nostro paese. Tutti noi, penso, quando andiamo a visitare un luogo turistico non possiamo fare a meno di ricercare la trattoria tipica del luogo. E d'altra parte, chiedo ai miei colleghi senatori, cosa varrebbe visitare Parma, la mia bella città, senza assaggiarne il prosciutto, il parmigiano, senza visitarne le bellissime campagne e colline che la circondano? Nella mia piccola esperienza nel settore turistico mi sono assolutamente convinta che il turismo abbia bisogno dell'agricoltura e che l'agricoltura sia un traino importante per il turismo. Lo dicono anche i pacchetti turistici che vengono confezionati dalle più importanti aziende del marketing turistico. Chiedo ancora se siete davvero convinti che il florido turismo toscano sarebbe stato così florido senza le distese di girasoli, delle sue colline e dei suoi ordinati vigneti e uliveti. Ve lo chiedo. Il turismo ha bisogno dell'agricoltura e questo lo dimostrano anche le infinite sagre di paese che da decenni si svolgono nei nostri paesi, nei nostri piccoli comuni italiani che in quelle occasioni, proprio proponendo i prodotti tipici del territorio, registrano in quei giorni flussi di turismo che diversamente non ci sarebbero.
Solo per fare un esempio, una piccola frazione del Parmense di solo 58 abitanti, con la sua storica sagra della polenta, è capace di attirare fino a 10.000 persone ogni anno. Un esempio fra tanti, che i miei colleghi in questo Parlamento, che sono anche sindaci, consiglieri, assessori, possono confermare, riconoscendo l'importanza di questi eventi, che altro non sono che feste dei frutti della terra. Castelli ne abbiamo, chiese altrettanto. Ma cosa mi può portare a scegliere di visitarne uno piuttosto che un altro? È chiaro che la scelta dipende non solo dalla loro bellezza, ma dal contesto paesaggistico in cui sono inseriti, dalle tradizioni, dalla cucina, dal cibo del luogo in cui si trovano. E ancora, per ultimo, voglio ricordare come il turismo, definito una volta di nicchia, stia sempre più prendendo piede, e mi riferisco al turismo lento, al turismo lungo le vie dei pellegrinaggi che attraversano le nostre bellissime campagne. Mi riferisco al turismo lento che molti ricercano nelle aziende agricole, che con fatica ma anche con grande lungimiranza dei proprietari si sono trasformate in luoghi di ristoro e di tranquillità per una vacanza nella natura. E allora, colleghi senatori, quale migliore occasione per valorizzare ancora di più il nostro turismo e le potenzialità enormi della nostra agricoltura e dei nostri prodotti, se non quella di avere un unico ministero che se ne occupa, mettendone in relazione le reciproche caratteristiche? Non è questo, come affermano molti, il capriccio di un ministro. Anzi, colgo l'occasione per augurare al ministro Centinaio un buon lavoro, ma un modo nuovo per stare al passo con le esigenze e le aspettative dei turisti. Il turismo ha fame, il turismo ha bisogno dell'agricoltura. È questo il messaggio che con questo provvedimento vogliamo far passare, e sarei stata ben contenta se su questa partita che interessa l'economia italiana ci fossimo trovati tutti d'accordo. Al G20 l'hanno capito che l'agricoltura e il turismo stanno insieme, tanto che il documento è stato votato all'unanimità. Concludo con un breve cenno relativo al Ministero della Famiglia e della Disabilità, ricordando a tutti che la disabilità è qualcosa che prima di tutto va chiamata col suo nome, con profondo rispetto, e che i problemi della disabilità non possono essere trattati in modo staccato dalla materia famiglia, perché quando c'è una disabilità c'è anche una famiglia direttamente coinvolta che di fronte ad essa ha bisogno di assumere un giusto atteggiamento affinché questa non sia vissuta in modo da ledere i diritti di chi ne è oggetto e neppure di chi gli sta intorno. Grazie signor Presidente, grazie colleghi senatori. Grazie. È scritto a parlare il senatore